Buonasera a tutti, sono Adamo Ballo, presidente dell'Associazione Mariano Roma Lazio. Veramente abbiamo sentito tutti, dai miei fratelli, dagli italiani, ma il problema oggi in Africa, soprattutto di dove vengo io, l'Africa Ovest, coloni francesi, vi posso garantire che a dire la democrazia è una parola veramente che ci fa sognare. Ci fa sognare quando senti la democrazia, cioè è la tranquillità, è di vivere bene, di studiare, imparare. Ma se non ci sono queste cose, cioè la democrazia è una parola. Siccome io pianto una pianta, non gli dà acqua, ma voglio mangiare la frutta di questa pianta, come faccio? È difficile. Se tu pianti una pianta, devi curarla, devi, per prima di mangiare la frutta la devi curare, ma la democrazia non è mai stata curata in Africa. Se no la parola colpo di Stato non ci sarebbe. Non ci sarebbe. Quando voi sentite domani è successo un colpo di Stato in quel paese, cioè a voi vi spezza il cuore. Dice, ma come mai nel XXI secolo? Come può succedere ancora? Ma immagino succede, non una volta, due volte, succede sempre. Ma perché? E quella perché dobbiamo andare a capire, dobbiamo andare a studiare, dobbiamo toccare. Perché? Ma quello perché nessuno lo dice. Nessuno lo dice. Quando succede, allora dice, ma perché dittatore? Perché colpo di Stato? Il perché è là, non è mai stato curato. Mai, mai, mai. È stato messo lì, è finito. Ognuno lo fa come gli pare. Ognuno lo fa come gli pare. Cioè prende in Francia, prende Italia, prende Germania, Australia, Danimarca, cioè la vita è bella lì, noi siamo qui. Vivo qua in Italia da 14 anni, cioè più di così che possiamo fare. Ci parlo con lei, ci parlo con tutti, la tranquillità ci sta, qualche difficoltà ci sta, quella è la vita. Ma chi italiano ci può pensare domani mattina per dire che c'è un colpo di Stato in Italia? Ma come mai? Non ci pensa proprio. Perché quello cosa l'avete superato. L'avete superato questa fase. E noi ancora no. Non abbiamo ancora superato. Allora si deve sedere e capire perché. Quello perché, se riusciamo a risolvere quel problema, colpo di Stato non si sente più. Non ci sarà. Esempio è qua. L'Italia, la Francia, la Germania, l'Unione Europea, ci sa. C'è questo problema oggi. Ieri è successo un patatrao, tutti i dirigenti si sono ritrovati a Bruxelles come c'erano, siccome vivevano lì. C'è la connessione, ma da noi quello non c'è, questo è il problema, è quello che ci fa colpo di Stato, c'è la ferita non guarita, c'è la ferita che non è mai stata guarita, ho sempre il dolore, ho studiato, ho finito di studiare. Se dopo 30 anni mi metto sopra un barcone per andare a un paese dove non sono mai stato, non parlo lì. Primo giorno quando sono arrivato in Italia nel 2008, non sapevo neanche come ti chiami in italiano. Cioè devo riprendere tutto a zero.
Andrà bene? Chi lo sa. Non andrà bene? Chi lo sa. Ma nel mio paese, cioè sono nato lì, parlo la mia lingua, ho la mia terra, perché l'ho lasciato? Perché l'ho lasciato? C'è mio fratello, sorelle, la mamma, c'è il primo giorno che ha preso lo zaino per andare via, mia madre piangeva, dice, figlio mio, dove andare? Dove vai? Mamma, vado perché qua non va bene. Ma c'è un ragazzo di 30 anni che si alza un giorno, boom, c'è il rimasto, oh, in italiano. Voglio vedere se è possibile. Sì, io posso dire un italiano, prendo lo zaino, vado in Canada, in Germania per una settimana per vacanza, ma per dire, scusatemi, basta i danni. Ma da noi è succede. Succede, se non hai più la voglia di stare, dove sei nato, dove hai la radice, dove poi ognuno di noi è meglio a casa sua, diciamo la verità, ognuno di noi è meglio a casa sua, ma se la mia terra è martoriata, cioè come faccio a stare? Come faccio a stare? Ma avete la possibilità di aiutarci. Avete la possibilità con le parole, con le geste, con i fatti. Ma perché no? Perché no? Non si fa, ma si dice. Le parole rimangono, i fatti lo fanno. Mi avete invitato, oggi sono venuto, ma se avevo mandato un video, che conosce Anna? Nessuno, mi sono presentato. Mi sono presentato. Vanno lì per i loro interessi. Vanno lì per i loro interessi. Ma ci sono in Mali ci sono zone dove si scava tutti i giorni mattoni di oro da anni. Ma per arrivare a quelle zone non ci sono neanche strade, non c'è l'acqua potabile, la gente ancora bevono l'acqua del pozzo, con le verme. E da anni, anche oggi vai lì, mattoni di oro, puro. Ma di che cosa vogliamo parlare? Non ci sono. Non ci sono. Non c'è una cosa buona per noi, non ci sono. Di quando sono nato non ho mai visto una cosa buona per me, per mio paese, mai. Non lo posso dire. Se fosse, non potevo essere qua oggi. Ho bisogno di stare con la famiglia, mi mancano. Ma perché no? La possibilità non me la danno. Se parlo non va bene, devo stare zitto, devo fare come gli parlo a loro. È questo la nostra vita. È questo la nostra vita. Soprattutto, vi posso garantire, soprattutto i coloni francesi. Non sono contro la Francia. Ho studiato la lingua francese prima di parlare la mia dialetta. Di quando sono nato a casa mia si parla francese. L'ho studiato, ho il diploma di questo. Ma non siamo niente. Niente. Di quando questi coloni si sono creati. Non siamo niente. Parliamo di corpo di Stato. Ci sono coloni italiani. Lo sapete voi? In Libia è un colone italiano, è Italia, c'è stato, ci sono persone qua in Italia che sono nate in Libia. In Eritrea è un colone italiano, mi pare anche Somalia,
ci sono colonie inglesi in Africa. Vai a vedere queste colonie. Chi mi può dire che un giorno, due anni, tre anni successivo, è successo un colpo di Stato lì? Non mi pare. Ma i coloni francesi, colpo di Stato, gira. L'anno scorso stava in Mali, poi dopo è girato e è venuto in Burkina Faso, poi è girato e è andato in Guinea. E così è. Gira. È stato sempre così di quando sono nato. Io mi domando, ma perché? Ma se parli, dice no, tu sei antifrancese. Tu sei antifrancese. Ma se tu mi dai, mi hai detto, sei libero, fai come devi fare. Ma se decido, mi viene di notte e mi prende sul mio collo, dice no, devi ritornare indietro perché questo non mi conviene. Non è questo la democrazia. Per quello davanti, come hai detto, la democrazia in questi paesi non è mai stato. Non è mai stato. È una fasulla. Macchiato, messo lì. E domani voi sentite colpo di Stato in Mali, dice oh, nel ventunesimo secolo ancora colpo di Stato, quando capirai? E quindi dobbiamo capire perché, quando questo problema va finita, il perché a trovare una soluzione non ci sarà più. Noi ci vogliamo benissimo. Noi ci vogliamo benissimo. Tutti questi ragazzi che hanno parlato prima di me, ognuno di noi abbiamo una storia, ma non andiamo mai a attaccare uno all'altro. Cioè, ci vogliamo benissimo. Ma perché conflitti fra di noi? C'è qualcosa che c'è sotto che ci mette così, che dà cattiva luce fra di noi, che ci combina tutti questi problemi per non so che se. Interesse loro, ma quanti hanno preso? Quante? Non si sa. Allora io chiedo, l'Europa è unita, queste colonne francesi, l'Europa lo sa come viviamo, quando si mette a tavola a parlare, quelle che vanno a fare queste cose, dovete dire basta, lasciatele stare, a dire ma nessuno parla, nessuno dice, e loro pensano che sono un paladino della situazione, che fanno come gli fanno, e quello è il problema, e quello è, cercate di dire a loro, lasciatele stare, il paese Mali è del maliano, non è dei francesi, né dei italiani, né dei australiani. Il Mali non sarà mai Italia, il Mali non sarà mai Germania. Quindi perché uno va lì a gestire come... No. Questo è. Potete aiutarci. Ma se non mi aiutate, se nessuno aiutaci, queste cose succederanno sempre, sempre. Sempre. E voi pensate di andare e lasciateci dietro? No. E adesso tutti i giorni scappiamo, tutti i giorni veniamo, anche se non li volete, ci siamo. A chi muore non arriva, a chi non muore arriva. Non è che siamo bene, ma che siamo bene. Ma cerchiamo di tirare avanti per campare. Perché ognuno di noi è meglio a casa sua. Dove sei nato, è lì è tua casa. Io posso venire in Italia una vacanza, una settimana perché mi piace l'Italia, ma non devo stare qua in Italia a dire che devo fare la mia vita. Cioè, se questa decisione mi viene in testa, significa dove sei nato c'è un problema.
un italiano, come ti pare? Vado in America una settimana, sono in Italia, vado in Australia perché mi piace, vado in Cina, è così che la vita deve stare. Ma un africano che va in vacanza in Europa non c'è. Io ne sono un esempio. Quando ho finito di studiare, ho chiesto il visto per andare a specializzarmi in Francia. 3 volte mi è stato negato il visto. 3 volte. E oggi sono emigrato in Italia. Ma se quello visto mi era dato, andavo a studiare e andavo a servire il mio paese, punto e basta. Qualche esperienza l'avevo fatta. Dopo scuola divento emigrato. Studiato, diploma, tutto strappato, lasciato dietro, non serve niente. Ma non è colpa mia questo, non è colpa mia. Che posso fare? Quindi cercate di capire o parlate, se avete la possibilità, a queste persone che ci possono lasciare vivere in pace. A nessuno piace la guerra, nessuno, vi posso garantire, nessuno. Il colpo di Stato in Mali, l'ultimo colpo di Stato nel 2020, stavo lì. Il presidente è stato preso davanti a me. Ma loro dicono che è colpo di Stato. Che colpo di Stato? C'era tutti. Anche il Barbone stava davanti a casa di presidente. Colpo di Stato è stato fatto alle 14 di pomeriggio, l'indomani è tutto tranquillo, il lavoro comincia tutto. E quello è colpo di Stato? Perché c'era qualcosa che non poteva più andare avanti, non si poteva più andare avanti, ma tutti lo etichettano oggi che colpo di Stato. Questo. Quindi speriamo che ci capiscono, speriamo che ci capiscono che questa terra è nostra. E non che dobbiamo vivere con tranquillità. E vi ringrazio tanto.